Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare dell'aumento dei canoni dell'acqua per gli agricoltori, aumenti che toccano anche il 40% e gli imprenditori agricoli sono preoccupati per questo caro acqua erogata dal Consorzio Bonifica Centro che serve tre province, quella di Chieti, quella di Pescara e quella di Teramo. Sit-in questa mattina davanti la sede della Regione Abruzzo per un gruppo di agricoltori assieme ad esponenti del Movimento 5 Stelle chiedono interventi urgenti per risolvere la situazione. Tra l'altro il Movimento 5 Stelle ha anche annunciato di avere pronta una legge che recupera dalle pieghe del bilancio 700.000 euro per abbattere gli aumenti. Sentiamo il servizio. Nello scorso Consiglio regionale è stata approvata una mozione che impegna la Giunta regionale a risolvere il problema degli agricoltori e degli aumenti dei canoni del Consorzio di Bonifica. Il Movimento 5 Stelle questa mattina è davanti alla sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio per questa manifestazione di protesta assieme agli agricoltori, però propone una soluzione al problema. In Consiglio regionale è stata approvata una mozione che va a cercare un contributo di circa 700.000 euro da dare al consorzio per consentirgli di abbassare queste tasse ingiuste e ingiustificate. Noi ci siamo fatti promotori di una proposta di legge che mi vede primo firmatario, che cerca di risolvere veramente questo problema, perché trova 700.000 euro tra le maglie del bilancio e prevede l'erogazione come contributo al consorzio di bonifica per poter abbassare questo scempio della contribuzione con un aumento del 40%. Basta approvare questa proposta di legge, l'abbiamo sempre detto, mettiamo alla prova il consiglio regionale, se siamo tutti d'accordo dopodomani mattina si può approvare. È una situazione allucinante, perché loro sono già vessati da una grave crisi economica. Ricordiamo che parliamo del consorzio di bonifica centro, che racchiude circa 40 comuni della provincia di Pescara, ci sono una quindicina di comuni della provincia di Chieti e 9 comuni della provincia di Teramo, quindi una vasta area con oltre 100, 130, 140 mila ettari di terra. Da parte dei contadini si ritiene utile che ci siano i bilanci, che si facciano un po', che si cacciano tutti i documenti, che possano provare quali sono le motivazioni che giustifichino questi aumenti. Tutto qua. Allo stato attuale comunque questi aumenti sono per voi insostenibili? Sono sicuramente insostenibili, basta dire che se non penso che l'agricoltura abbia avuto un incremento di ricavi del 40%, se questi ricavi ci fossero stati, ben vengono pure quelli, ma allora che ci facciano aumentare anche i ricavi, siccome il grano costa come 50 anni fa e tutte le altre cose costano all'incirca come 30-20 anni fa, non penso che i costi possano essere portati con questi incrementi. Restando sempre a questa notizia, c'è una nota diramata dalla Regione Abruzzo e dal segretario particolare del Presidente della Giunta D'Alfonso, Enzo Del Vecchio, che ha incontrato la delegazione degli agricoltori che questa mattina si è recata sotto la sede della Regione Abruzzo. Del Vecchio si è impegnato ad acquisire informazioni dal Consorzio di Bonifica, si legge nella nota, tenendo conto anche delle iniziative assunte dal Consiglio regionale che, come avete ascoltato nel servizio, ha approvato una risoluzione a tal proposito. Del Vecchio ha rassicurato la delegazione nel richiedere al commissario del Consorzio una serie di atti e documenti relativi agli ultimi tre esercizi dell'ente da mettere a disposizione del rappresentante della delegazione. Anche lui l'avete ascoltato nella intervista Remo Di Persio. Andiamo avanti adesso con il nostro giornale. Sono tornati a far sentire la propria voce questa mattina a Chieti gli ex lavoratori della clinica Villa Pini e di Maristella, le due strutture sanitarie finite nel fallimento del gruppo Angelini. Nel pomeriggio ci sarà anche un'assemblea di tutti i lavoratori della clinica. Sentiamo l'intervista ad Alessio Di Carlo, avvocato di questi ex lavoratori, realizzata da Gino Di Tizio. Si tratta di un fallimento iniziato, aperto
esattamente 8 anni fa, nel 2010, e i lavoratori di Villa Pini ad oggi hanno avuto una piccola parte dei soldi che gli competevano. Mi pare che allo Stato siano depositati nella cassa del fallimento 28 e mezzo milioni di euro. Non parliamo di bruscolini. E quindi noi chiediamo che questi soldi siano ripartiti ai lavoratori di agli ex lavoratori di Villa Pini. Inoltre rappresento gli ex lavoratori di Maristella, il fallimento Maristella, che invece non hanno ad oggi avuto nulla e che vedono il fallimento Maristella andare come un rubinetto aperto, perché ogni semestre registriamo una perdita di 3, 4, 5, 600 mila euro a fronte di un fallimento che non si capisce perché sia ancora aperto, e quindi è quello che chiediamo per i lavoratori di Villa Pini di effettuare almeno un altro riparto, per i lavori di Maristella di effettuare un primo riparto prima che questi soldi vadano a finire, mi permetto di dire, non si sa dove. Adesso invece siamo alla politica e parliamo delle elezioni amministrative a Silvi. Il candidato del centrodestra è Andrea Scordella, che punta sul rinnovamento nelle liste che lo appoggiano, e sono 4, e su un programma pragmatico per conquistare la fiducia dei cittadini. Scordella, appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Popolo della Famiglia, contenderà la carica di primo cittadino ad altri 3 sfidanti: l'ex sindaco Comignani per il centrosinistra, Antonio Del Vecchio a capo di una civica di sinistra e Simona Astolfi per il Movimento 5 Stelle. Noi adesso andiamo ad ascoltare proprio l'intervista ad Andrea Scordella. E 4 liste rinnovate. Un rinnovamento non soltanto generazionale, non soltanto anagrafico. Abbiamo puntato su gente nuova, abbiamo puntato soprattutto su gente motivata. Vogliamo rilanciare Silvi e questo è il primo passo. Ecco appunto il programma, cosa proponete agli elettori? Allora, 3 punti fondamentali sono sicuramente la sicurezza, il decoro urbano, perché Silvi ha bisogno di un biglietto da visita che può dare soltanto il decoro urbano, e soprattutto poi un rilancio dello sviluppo economico di questo paese. Questo paese ha bisogno di lavoro e il lavoro deve passare necessariamente dal turismo. In questo comune c'è stato il commissario per lungo tempo dopo la caduta del sindaco Comignani, che tra l'altro è candidato nuovamente in questa tornata amministrativa. Dunque, che comune vi aspettate di trovare nel momento in cui gli elettori decideranno che sarete voi ad andare al governo della città? Allora, innanzitutto è sotto gli occhi di tutti che è un comune in difficoltà, sia per le casse comunali, difficoltà soprattutto per la situazione che viviamo qui a Silvi. Il turismo è nettamente in calo, questa tendenza va sicuramente ribaltata e dunque ci aspettiamo tanto lavoro e tanto sacrificio. Il primo intervento quale sarà? La progettualità di questo paese è mancata negli ultimi anni, dunque bisogna progettare il futuro di Silvi. Non possiamo aspettarci realtà come Pineto, come Città Sant'Angelo, che hanno avuto una enorme evoluzione in questi anni, perché hanno progettualizzato. Noi a Silvi qui purtroppo è mancato, dunque sarà quello veramente il compito arduo che ci aspetta. La Santa Croce ha presentato una denuncia per peculato ed abuso d'ufficio alla Procura della Repubblica di Avezzano nei confronti di Angelo Di Paolo, sindaco di Canistro, con l'accusa di utilizzare senza autorizzazione l'acqua minerale della sorgente Sant'Antonio Sponga per usi domestici nella sua abitazione e in quella dei suoi parenti stretti, per di più mediante condutture abusive che partono dalla vasca di Calma di proprietà della società. A renderlo noto è proprio la società che era concessionaria della sorgente fino alla revoca da parte della Regione Abruzzo. La nuova iniziativa giudiziaria fa seguito ad un duplice ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Santa Croce, che ha chiesto in primo luogo l'annullamento di una ordinanza del 29 gennaio 2018 del Comune di Canistro, con la quale si preclude l'accesso da parte di terzi alla vasca di Calma di località Capranica, di proprietà della Santa Croce, per ragioni sanitarie.
aree. In secondo luogo è stato chiesto l'annullamento di un'altra delibera del 23 febbraio del 2018 che autorizza la realizzazione di un acquedotto per continuare ad alimentare le abitazioni in località case sparse. Andiamo ancora avanti, adesso parliamo di agromafie. In un convegno organizzato a Pescara da Coldiretti Abruzzo e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, assieme ad esperti di mafia e di agromafia, è stato analizzato lo stato dell'arte della tutela dei prodotti made in Italy di eccellenza, come ad esempio il vino. Vediamo. Non c'è nulla di peggio che produrre in maniera eccellente ma sfruttando il lavoro. Una riflessione sul primato raggiunto dal vino italiano e abruzzese, ormai eccellenza a livello internazionale, ma anche sui pericoli che lo insidiano e sulle azioni da intraprendere per agevolare e tutelare le imprese che operano nel settore e quanto ha proposto la Coldiretti, che negli spazi del Media Museum di Pescara ha organizzato un convegno in collaborazione con l'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, a confrontarsi con i viticoltori sull'agromafia e sulla tutela del Made in Italy, tra gli altri Cataldo Motta, già procuratore della Repubblica di Lecce, impegnato nella lotta alla Sacra Corona Unita, e Fabrizio Di Marzio, consigliere della Corte di Cassazione. Ovviamente chi vince sul mercato ha bisogno, crede che siano necessarie delle regole precise sulla qualità, sulla provenienza, sui processi di produzione, sia in termini di impiego di forza lavoro che di processi proprio tecnici, perché l'eccellenza è garantita dalla posizione di queste regole e dal rispetto di queste regole. La mafia agisce in tanti settori, in agricoltura, si parla di agromafia per dire dell'influenza della mafia nel contesto agricolo, agisce condizionando ambienti e territori nella loro interezza e quindi imponendo delle regole di comportamento sotto la minaccia ovviamente di conseguenze negative sulle cose e sulle persone. È la cosiddetta omertà. Lei prima parlava di regole. Dove si possono migliorare queste regole? Noi oggi abbiamo un buon prodotto normativo che è il testo unico per il vino, per quanto concerne il vino, che ha soltanto un problema di ineffettività, cioè occorrerebbero dei decreti attuativi, neanche la metà di questi sono stati al momento emanati, quindi abbiamo una buona legge che non opera ancora. Eletto il nuovo segretario del sindacato ANAO Assomed Abruzzo, il dottor Alessandro Grimaldi, che opera nell'ospedale dell'Aquila. Un momento di confronto importante nel convegno organizzato per parlare di sanità a 360 gradi, ma anche di investimenti. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Il dottor Alessandro Grimaldi è il nuovo segretario regionale dell'ANAO Assomed Abruzzo, eletto durante il congresso regionale, il settimo, della ANAO Assomed. Un incontro importante è il congresso, perché per la prima volta dopo 10 anni si è affrontato il futuro della sanità abruzzese con un occhio agli investimenti possibili e non alle strade per uscire dai debiti. Se è vero che il piano di rientro ha dato esito positivo, come ha detto anche il segretario uscente Filippo Gianfelice, certificando un oggettivo recupero sul piano economico e finanziario e offrendo ai cittadini abruzzesi aspettative prossime a quelle esistenti nel nord del paese, è altrettanto vero che tutto questo è avvenuto grazie ai sacrifici dei medici e di tutti gli operatori della sanità pubblica. Basti citare il blocco delle assunzioni e del turnover, che ha portato a una grave carenza di personale, l'abbattimento di posti letto ai danni soprattutto degli ospedali pubblici, le condizioni di scarsa sicurezza in cui si è stati costretti ad operare. Ma sentiamo dalle parole del nuovo segretario quali saranno gli obiettivi. La mia opinione è che in questo momento il nostro sindacato si deve battere a difesa della sanità pubblica, perché in Italia spesso fa notizia la mala sanità, ma in realtà abbiamo uno dei sistemi sanitari migliori al mondo e credo che questo sistema sanitario sia un valore aggiunto del nostro paese. Intorno al sistema sanitario ruota l'11% del prodotto interno lordo, la prima industria farmaceutica, e abbiamo delle vere e proprie eccellenze. Le priorità sono soprattutto l'investimento sui giovani. Cioè, i nostri ospedali debbono tornare ad attrarre giovani qualificati, debbono investire e assumere giovani medici, stabilizzarli, perché io credo che il futuro degli ospedali si giocherà, e la qualità degli ospedali, molto sulla capacità che noi avremo di attrarre giovani professionisti validi.
Il congresso ha avuto il titolo La sanità del futuro in Abruzzo tra bisogni economici e tutela della salute e si è articolato in diverse sessioni. Si è parlato delle aziende sanitarie in Abruzzo, ma anche della sanità del futuro in Abruzzo e non solo. La penultima sezione è stata dedicata alle donne della Nao Assomed. Adesso andiamo a Montesilvano Colle, che entra tra i borghi autentici d'Italia. Vediamo il servizio. Questo riconoscimento che oggi abbiamo presentato alla città va a premiare il lavoro portato avanti da questa amministrazione, finalizzato a mettere in bella mostra le proprie potenzialità. Montesilvano Colle ha sempre avuto un potenziale, diciamo così, espresso soltanto in minima parte. Grazie alle iniziative portate avanti da questa amministrazione e di concerto con i piccoli imprenditori di Montesilvano Colle, siamo riusciti ad avere una vetrina, un palcoscenico nazionale ed internazionale. Grazie alle caratteristiche del borgo, ma anche grazie alle iniziative come il piano di recupero per Montesilvano Colle, finalizzato ad implementare le attività commerciali e di piccolo artigianato, e alle iniziative culturali, in merito delle quali va agli imprenditori di Montesilvano Colle, che hanno investito in tempi duri, in tempi in cui era difficile farlo, e a loro va dato merito della loro sagacia, della loro programmazione, perché avevano capito in anticipo quelle che erano le potenzialità. Questo è un vessillo di cui andiamo fieri e sicuramente servirà per incentivare anche il turismo in tutta l'area di Montesilvano, non soltanto Montesilvano Colle ma anche Montesilvano Spiaggia, perché l'economia di questo territorio è un'economia votata al turismo, quindi dobbiamo cercare di espandere il più possibile queste potenzialità, implementare il ritorno sul territorio, e lo dobbiamo fare mettendo in mostra quelli che sono i nostri gioielli, sì mare, sia pulizia delle spiagge, sia ospitalità, sia cultura enogastronomica, ma anche storia e tradizioni. Lunedì pomeriggio l'amministrazione comunale di Lanciano incontrerà i commercianti del corso per illustrare i dettagli tecnici del progetto della nuova pavimentazione in fase di realizzazione lungo Corso Trento e Trieste. A preoccupare i negozianti è la reggimentazione delle acque piovane. Gli acquazzoni di primavera hanno messo in allarme i commercianti di Corso Trento e Trieste a Lanciano, occupato in gran parte dal cantiere della nuova pavimentazione. Sotto accusa i lavori e la tecnica di realizzazione che, a dire dei commercianti, potrebbe provocare allagamenti all'interno dei negozi. In particolare non convince la reggimentazione delle acque piovane, ritenuta insufficiente a raccogliere scrosci d'acqua improvvisi ai quali ultimamente il clima ci ha abituati. Per fugare i dubbi, l'amministrazione comunale ha organizzato per lunedì pomeriggio un incontro tra i responsabili tecnici della ditta esecutrice, il settore lavori pubblici del comune e i commercianti. Il vice sindaco Giacinto Verna. Sì, lunedì prossimo alle ore 15 presso la sala consigliare del comune di Lanciano, insieme al sindaco e all'assessore Pasquale Sasso e Francesca Caporale, abbiamo convocato i commercianti che insistono qui su Corso Trento e Trieste, e quindi le associazioni di categoria che li rappresentano, per parlare di Corso Trento e Trieste. In queste ultimissime settimane, da quando sono partiti questi importanti lavori di pavimentazione e riqualificazione di Corso Trento e Trieste, tante sono state le voci, tanti sono stati i motivi anche di discussione sui tempi, sul cronoprogramma, sulla qualità della realizzazione. Ecco, questa amministrazione, sempre attenta e pronta ad ascoltare tutti, in questo caso i commercianti, ha organizzato, quindi per spiegare quello che stiamo facendo e che cosa realizzeremo e faremo da qui alle prossime settimane, quindi abbiamo deciso di fare questo incontro proprio per aprirci e per confrontarci. La cosa importante è avere non solo la rassicurazione politica della bontà dell'opera, ma soprattutto la rassicurazione che intanto il progetto esecutivo è stato rispettato, e quindi ci saranno il direttore dei lavori, un rappresentante della ditta che sta realizzando quest'opera, il direttore della sicurezza, il dirigente e il RUP comunale. Adesso andiamo al Conservatorio Luisa D'Annunzio per scoprire meglio il corso unico in Italia in musicoterapia.
È l'unico conservatorio ad aver autorizzato un corso triennale musicoterapia e secondo me dovrebbe essere preso proprio a modello. In Italia ci sono una molteplicità di offerte formative anche autorizzate dal Ministero, però come dire, non sono corsi in qualche modo strutturati. Il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara quindi potrebbe diventare un modello di riferimento nazionale nel settore della musicoterapia. La medicina tradizionale, pur non riconoscendola come medicina effettiva, ne raccomanda l'applicazione in alcune situazioni patologiche, ad esempio per alleviare il dolore nei malati in stadio terminale, per stimolare i disabili e le persone colpite da gravi traumi, per trattare ansia, depressione e insonnia e anche nella gravidanza per favorire lo sviluppo fisico e mentale del feto. Questa mattina nella sede dell'Istituzione di Alta Formazione Musicale Pescarese è stata organizzata una giornata di studi a 15 anni dall'istituzione del Diploma Triennale in Musicoterapia per capire quali possano essere gli sviluppi futuri di questo tipo di attività formativa. Questa giornata è stata pensata proprio per valutare i risultati ottenuti dai ragazzi durante il percorso di studi, questo percorso triennale, per valutare i risultati e vedere la congruenza con il mondo del lavoro, vedere effettivamente dove porta questo corso di musicoterapia. Questo corso da noi negli anni è cresciuto in maniera esponenziale perché siamo passati dai 10, 12, 13 allievi, adesso ne abbiamo circa una sessantina. Per cui secondo me sarebbe un ottimo sbocco occupazionale e a maggior ragione abbiamo necessità però di strutturarlo in modo vero, con capire bene quali sono, cosa chiediamo allo studente, quali sono i percorsi di studio, quali sono gli obiettivi formativi, in modo tale da poter ricevere anche una credibilità dal punto di vista scientifico e quindi anche dal punto di vista del campo medico. Ed ora lo sport, partiamo dalla Serie B, tra poco scenderà in campo il Pescara alle ore 15 all'Adriatico Cornacchia nella sfida davvero decisiva contro l'Ascoli. In caso di vittoria infatti il Pescara ipotecherà la salvezza e dunque manterrà la categoria in maniera certa. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali, le prendiamo dal sito del Pescara Calcio. Qui vedete proprio la formazione del Pescara con Fiorillo in porta, Coda e Gravillon i due centrali di difesa, Crescenzi e Fiamozzi sugli esterni, poi a centrocampo il regista Brugman con Valsania e Macin mezzeali e poi in avanti il trio con Pettinari, punta centrale, Capone e Mancuso, gli esterni d'attacco. Andiamo a vedere dopo la formazione di Pillon anche quella dell'Ascoli, che è allenato da un ex della panchina del Pescara, Serse Cosmi, Agazzi in porta, Gigliotti, Cherubin e Pinto, il trio di difesa, De Santis, Bianchi, Addae, Clemenza e Mogos, i cinque di centrocampo, Monachello e Baldini davanti. Andiamo avanti con la pagina dello sport, adesso invece parliamo del Teramo che ottiene la salvezza matematica grazie alla penalizzazione del Sant'Arcangelo che dopo la pronuncia della Corte d'Appello federale è sceso a quota 35 punti in classifica per effetto dei due punti di penalizzazione. Il Diavolo dunque anche l'anno prossimo sarà in Serie C. Vediamo il servizio. Un sospiro di sollievo enorme, la sentenza di secondo grado che di fatto toglie il Teramo dal play-out. Contento? Molto, contento molto, perché quest'anno è stato un anno duro, un anno dove forse è stato l'anno più importante che io come presidente mi sia impegnato, a livello parlo di società, ma quest'anno la società è stata 10 e lode, sicuramente la squadra un attimino meno, però alla fine finalmente si è rivista la verità, perché le persone che si comportano bene vanno premiate e chi sbaglia purtroppo paga. Posso chiederle come ha vissuto queste ore in attesa della sentenza? Molto nervoso e molto sofferente.
voglio dire che sta vittoria dobbiamo ringraziare la squadra domenica, perché sul 3-2 una squadra che reagisce in quel modo, una squadra che ha voluto il pareggio a tutti i costi, e poi sicuramente qualcuno sopra c'è, e alla fine è arrivato una cosa che noi oramai non ci pensavamo più. Però quando a fine partita ho chiesto i risultati, mi hanno detto che il Sant'Arcangelo aveva pareggiato. Chi stava vicino a me ha sentito che ho detto: allora sicuramente ci salveremo noi e non faremo i play-out. E un futuro che sarà ancora con il Teramo in mano, a capo, a timone del Teramo? In questo momento voglio gustarmi con i ragazzi questo momento di grandissima felicità, perché noi non ce ne siamo accorti. Noi abbiamo vinto un campionato perché stare in Serie C, siamo l'unica squadra della provincia, della regione Abruzzo, a stare in Serie C. Qui, se poi andiamo a vedere chi sta in Serie C in tutto l'ambito nazionale, ci rendiamo conto che una piccola realtà di 50.000 persone è in questa categoria. Vuol dire che forse con tutti i demeriti, ma abbiamo un grande cuore e un grande affetto per questa squadra, e ne sono orgoglioso. È inevitabile che con la terza serie il Teramo ha un appeal particolare verso chi voglia investire. Sì. Io fino adesso non ne ho trovato neppure uno. Sicuro? Che è sicurissimo, che è venuto anche gratuitamente. Quindi adesso mi faccia fare un abbraccio a questi ragazzi che si sono meritati sicuramente questa Serie C. Candeloro interessato con il Teramo in Serie C? Chi? Candeloro interessato con il Assolutamente Teramo in Serie C. No. Assolutamente, Candelone non lo sento da tanto tempo. Chiudiamo in anticipo questa prima edizione del TG6 per lasciare spazio a Diretta Stadio per seguire insieme la partita fra Pescara ed Ascoli all'Adriatico Cornacchia, con in studio come sempre Andrea Costantini con i suoi ospiti, e dallo stadio di Pescara Paolo Renzetti. Il prossimo appuntamento con il TG6 è alle 19:00.